Eccomi, scusate il ritardo, mi presento, sono Giuliano Robbiano, piacere, benvenuti Laura. A Sassello, piacere. Fabiola. Dopo assaggerete anche i tipici amaretti di Sassello, ma ora andiamo verso la chiesa, là troveremo qualcuno che insieme a me vi parlerà di Chiara. Ok. Per parlare di lei dobbiamo iniziare un po' prima, dobbiamo iniziare a raccontare della sua nascita, così tanto attesa. Chiara, diciamo insieme una preghiera? Ma non ho voglia. Allora la dirò io per te, va bene? Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Bravissima. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Mamma, mettiamo la tovaglia più bella, perché oggi a tavola con noi c'è Gesù. Chicca, dimmi un po', vorrei capire, quest'ideale dell'unità, cos'è? Volando si potrebbe viaggiare sempre intorno senza fermarsi mai. La 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 tua famiglia è la più numerosa e più bella che c'è. Fermarsi mai, vivendo nella novità. Guardare in alto e liberare fantasia, per non restare più ragazzi di periferia. All'inizio non sembrava niente di grave, poi... Ma dai, non sarà niente. Sì, purtroppo sì, l'ospedale. Ricovero. La malattia è seria. Devo darle una brutta notizia. Osteosarcoma. È un tumore. Uno dei più dolorosi. È un tumore. Sì, molto purtroppo grave. Sì. Mi dispiace. Non è possibile. Non è possibile. Osteosarcoma. Una forma di osteosarcoma. Ancora analisi e poi non sappiamo. Mi dispiace. Lunghe terapie. Mi dispiace. La malattia è seria. Metastasi. La malattia è seria. Metastasi. Uno dei più dolorosi. È un tumore. L'ospedale. Grave. Sì. Grave. La malattia è seria. La malattia è seria. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Com'è andata? Mamma, ora non parlare. Ora non parlare.
Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. Erano passati 25 minuti. Chiara aveva detto il suo sì e non sarebbe più tornata indietro. È stata un'esperienza bellissima, perché quando il tutorial è iniziato a fare questo piccolissimo intervento, fastidioso, ecco un po', è arrivata una persona, una signora, con un sorriso luminosissimo, bellissima, che si è avvicinata a me, mi ha preso la mano e mi ha fatto coraggio. Chiara vive un'unione profonda con Gesù, che chiama suo sposo, e proprio nel dolore vive momenti spirituali intensi. Chiara ormai non può più camminare. È ferma a letto, soffre molto, ma resta serena e sempre più immersa nell'amore dello sposo. Mamma, è giusto morire a 17 anni? E si può correre anche nel dolore, anche se le gambe non potranno più farlo. Luglio 1990. Ho sospeso il ciclo chemioterapeutico a cui mi ero sottoposta perché è risultato inutile continuarlo. Nessun risultato, nessun miglioramento. La medicina ha così deposto le sue armi. Solo Dio può. Interrompendo le cure, i dolori alla schiena dovuti ai due interventi e all'immobilità a letto sono aumentati e non riesco quasi più a girarmi sui fianchi. Sono felice perché posso ancora offrire qualcosa. Quando mi preparerai sul letto di morte, dovrai ripetere sempre: chiara luce ora, vede Gesù. Chiara luce ora, vede Gesù. Poi, quando entrerai in chiesa, dovrai cantare forte, perché io canterò con te. Però dovrai stare attenta a papà, perché se inizi a piangere fa rumore e poi disturba. Mamma, ciao, sii felice, perché io lo sono. Era il 7 ottobre 1990, alle 4 del mattino. Chiara parte per il cielo.
adesso vi saluto, anche se avrei tantissime altre cose da dirvi. Ma ecco, alla prossima puntata. Ciao a tutti.